Soldi da spendere subito, progetti di manutenzione per il 2019, le scuole vicentine guardano al futuro. Dopo il video dei senza tetto che dormono per le strade, ecco l'appello dei volontari al sindaco. Continua la battaglia di Rete Veneta per salvare Palazzo Thiene, trasformarlo in museo, la discussione è aperta. Corsa contro il tempo per salvare un bimbo malato trasferito a Roma a bordo di un C-130 dell'aeronautica. Calcio Tour de Force in dicembre per il Lane, atteso da 6 partite entro Capodanno. Torna la rubrica dedicata ai vostri presepi, aspettiamo le vostre segnalazioni, noi verremo a riprenderli. TG Vicenza, tutti voi una buona serata, lo avete sentito dai titoli in apertura, ci occupiamo di un maxi finanziamento che arriva da Comune e Regione, tutto rivolto alle scuole, sentiamo. 150.000 euro presi dal bilancio del Comune, altri 70.000 arrivati dalla Regione grazie a un finanziamento riaperto in extremis e del quale la Giunta ha subito approfittato presentando due progetti. Oltre 200.000 euro insomma da spendere subito per le scuole, sia per la manutenzione straordinaria, sia per adeguarsi alla normativa antincendio e la riqualificazione energetica. E così si va dall'installazione di nuovi idranti, porte tagliafuoco e filtri antifumo nelle scale, alla realizzazione di controsoffitti fonoassorbenti, nuove attrezzature sportive o impianti elettrici. Ci sono caldaie vecchie, ci sono impianti elettrici da mettere a norma, ci sono infiltrazioni in qualche tetto, stiamo intervenendo adesso alla Bortolan con una certa urgenza perché c'è la manutenzione, l'ordinaria, la straordinaria, ma c'è anche la crescita degli istituti che è la parte che a me come assessorato all'istruzione interessa di più. Intanto la Giunta pensa al futuro. Il bilancio verrà approvato la prossima settimana. L'obiettivo è arrivare alla fine dell'anno scolastico pronti per aprire i cantieri già dal primo giorno di vacanza e chiuderli ai primi di settembre. Approvato il bilancio triennale la settimana prossima, di corsa si devono iniziare le progettazioni e gli studi di fattibilità per arrivare a cedere poi i mutui entro marzo. Da marzo ad aprile faremo accesi i mutui e una volta ottenuto il mutuo faremo i progetti esecutivi fino a metà maggio e poi potremo lanciare le gare perché così si possa, nel caso delle scuole, alla fine delle scuole poter già usare tutti i fondi del bilancio 2019. Elementari e medie le scuole coinvolte, dalla primaria di Via Prati da Feltre e Giusti alle medie Giuliolo, Loschi e Maffei. Molto importante è la certificazione della prevenzione incendi, perché solo dopo questo adempimento gli stabili saranno veramente sicuri e si potrà pensare al futuro. Acquistare una lavagna multimediale e non poterla usare perché l'impianto elettrico è fuori norma ovviamente non ha senso. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato nei nostri telegiornali il video di senza tetto che dormono al freddo. Bene, arriva un forte appello al sindaco da parte dei volontari. Sentiamo. Notte a Monteberico, vite abbandonate, un mondo silenzioso, invisibile, di uomini che dormono per strada. Nel video che vi abbiamo mostrato noi di Rete Veneta qualche giorno fa, si vedono almeno 9 persone che trascorrono una notte al gelo sotto ai portici del XVIII secolo, lungo la salita che porta al santuario. Immagini girate dai cittadini impegnati nella campagna Buonanotte Vicenza che oggi commentiamo con Stefano Boschiero che ce le ha inviate. Il servizio di Rete Veneta testimonia quella che è un'emergenza che noi stiamo denunciando da un paio di mesi attraverso la nostra pagina Facebook, anzi abbiamo lanciato una campagna che è quella Buonanotte Vicenza, perché continuiamo a ricevere da tempo segnalazioni che riguardano senza tetto che dormono in diverse zone. Quella dei portici di Monteberico è solamente l'ultima segnalazione che abbiamo ricevuto. Dal centro storico fino ai quartieri è un'emergenza. Un'emergenza, uomini e donne che vivono ai margini di un mondo già borderline perché non vogliono ricoverarsi nemmeno negli spazi del Comune e della Caritas. Per la maggior parte sono stranieri che bevono o tossicodipendenti italiani che non vogliono sottostare a orari e regole che invece dovrebbero seguire nelle strutture per senza tetto.
obbligarli non è possibile, ma non è nemmeno giusto che la loro legittima libertà di non seguire percorsi di recupero o di sostegno si trasformi in degrado. Il problema è che questi soggetti, queste persone, chiaramente non solo dormono per strada, ma anche fanno i propri bisogni per le strade, e questo chiaramente comporta problemi di decoro, problemi che i nostri cittadini ci segnalano molto frequentemente. Degrado umano, di cui sono vittime innanzitutto questi disperati, sporcizie e decadimento dei parchi e delle strade, di cui sono vittime i residenti. Insomma, è arrivato il momento che la società, le istituzioni, facciano fronte comune. Prossimo comitato provinciale, che riguarda chiaramente la prefettura, il questore, l'amministrazione, portare questo tema perché è assolutamente prioritario, è un'emergenza. Portare questa emergenza in prefettura sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Questo è l'appello che rilanciamo, perché la notte a Vicenza non sia più una notte di miseria. E continua la nostra battaglia per salvare Palazzo Thiene. Tutti insieme per salvare Palazzo Thiene. La mission è stata lanciata ormai più di un anno fa da Rete Veneta. Il nostro telegiornale dà voce alla gente, vuole essere una grande agorà dove i cittadini si incontrano e si confrontano, discutendo della città, criticando e pungolando le istituzioni quando necessario, ma anche e soprattutto portando un contributo in termini di idee e proposte. Per questo siamo stati i primi a chiedere che l'antica sede di BPV, dopo il crack, fosse restituita a Vicenza. Con noi si sono schierati i cittadini, la politica tutta, di ogni schieramento, da destra a sinistra e a ogni livello, dai consiglieri comunali al sindaco fino ai parlamentari e ai ministri. Questa è una battaglia senza colori, ma di buon senso. Palazzo Thiene è un patrimonio architettonico, storico e culturale che può diventare un museo statale. L'ultima discussione a Palazzo Trissino è andata di scena da pochi giorni grazie a una mozione presentata dalla lista Da Adesso in Poi. Sì, è stata una battaglia che abbiamo vinto egregiamente, perché su 28 presenti 28 hanno votato a favore, quindi all'unanimità. È una battaglia che condividiamo con Rete Veneta, che aveva lanciato questa proposta. Adesso la palla sta al sindaco, che deve andare al governo per far sì che il Palazzo Thiene torni a Vicenza come sede museale cittadina. C'è una preoccupazione legata al vincolo pertinenziale, perché pare possa essere messa in discussione, ma questi saranno problemi che speriamo il sindaco riesca a risolvere. Speriamo che il sindaco riesca a risolverli, per questo noi torneremo Palazzo Trissino per incontrare Francesco Rucco e capire quali saranno le prossime mosse del comune per salvare Palazzo Thiene. Insomma, come avete capito, per noi la questione non finisce qui. Ringraziamo Sandro Pupillo, la battaglia continua. E noi torniamo a parlare oggi della fusione delle banche di credito cooperativo. Un'idea, una questione che alla gente proprio non va giù. Sentiamo. Banche di credito cooperativo riunite in tre grandi gruppi, questo detta la riforma varata 2 anni fa, che dovrebbe entrare in vigore entro il 1 gennaio 2019. A voler mettere mano al testo ci sta già pensando il nuovo governo, fondamentale il loro ruolo per lo sviluppo del territorio, ma si teme che perdano questa loro peculiarità che le vede vicine alla gente, ai piccoli imprenditori, alle famiglie, agli artigiani, un timore che ci hanno confermato oggi le persone incontrate in centro. Sicuramente sì. Quindi probabilmente si baderà più a questioni più generali e meno a questioni territoriali e specifiche. Si perde tutto. Perché dice? Perché io ho perso tutto. Rappresentano il territorio e quindi come tali hanno il porto di tutta la situazione locale, comunale, provinciale e quant'altro. Sarebbe un errore accorpare questo genere di banche perché sono locali. Non teme che si perda questo attaccamento al territorio? Secondo me no, è nella loro natura e quindi è difficile che per solo un'aggregazione societaria si venga a perdere una storia a lunga anni. Speriamo sia così. Certo, speriamo. Come la vede? Male, in poche parole abbastanza male, tutto qua. Sarebbe fallimentare un accorpamento secondo lei per il senso che hanno le piccole banche di credito? Diciamo che non mi piacerebbe, insomma, la cosa, ecco, poi non mi addentro oltre perché non è di mia
non sono abbastanza afferrato nell'argomento. Però lei come cittadino non la vede bene? No. Io credo che comunque una banca che incorpori questa piccola banca, tutto sommato continuerà a presidiare la zona, l'economia, eccetera. Quindi è interesse anche di chi compra una banca del genere proseguire l'attività, altrimenti... So che le casse rurali sono tutte a rischio. Un neonato cardiopatico di Asiago è stato trasportato da un aereo militare a Roma. Questa e altre notizie dal resto del territorio. Asiago, corsa contro il tempo per salvare un neonato di sole 2 settimane di vita affetto da una grave cardiopatia. Il piccolo è stato trasferito oggi a bordo di un C-130 dell'aeronautica militare dall'ospedale Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato, a Roma. L'operazione, richiesta dal prefetto di Verona, ha previsto il trasporto dentro l'aereo di una speciale ambulanza con a bordo il neonato, l'equipe medica e i genitori. Costa Bissara. Se l'ha vista davvero brutta stamattina un idraulico a bordo del suo furgone lungo via Mazzini. Si è accorto che qualcosa non andava ed è sceso dal mezzo, che nel frattempo stava andando a fuoco nel posteriore. I pompieri sono arrivati con 2 mezzi per spegnere l'incendio, ma nel frattempo le fiamme avevano avvolto il vivaro che trasportava anche un piccolo gruppo di saldatura alimentato a gas. Vicenza. Agenti del reparto prevenzione crimine, durante un controllo documenti in Campo Marzo, hanno denunciato un 20enne nigeriano per spaccio di stupefacenti. Il ragazzo, risultato incensurato, richiedente asilo, durante la verifica degli incartamenti era molto nervoso. Perquisendolo ha estratto spontaneamente 2 piccoli involucri di marijuana. Un terzo lo teneva negli slip. Totale, oltre 13 grammi. Vista la non ingente quantità, la legge stabilisce la denuncia e non l'arresto per spaccio di droga. Vicenza. Il sistema Mercurio della Polizia di Stato permette agli operatori di controllare in movimento le targhe delle auto a caccia di mezzi rubati, non assicurati oppure non revisionati. Giovedì mattina, lungo la ex statale 11, in ingresso a Vicenza sia da est che da ovest e lungo la strada Postumia, l'apparecchiatura ha fotografato ben 1664 targhe, senza riscontrare alcuna anomalia amministrativa o reato. Siamo allo sport, calcio, Tour de Force per il Vicenza Virtus, entro Capodanno 6 partite, intanto domani in casa incontrano il Teramo, ma sentiamo subito mister Colella. Quello che conosco io, l'allenatore suo, è un allenatore a cui piace una squadra che gioca. Però sai, dopo il momento magari loro non è brillantissimo, ci sta tutto. Ripeto che il problema non è quello, dobbiamo essere noi bravi a interpretare la partita, a vedere quello che succede. Settimana con 3 partite per il Vicenza, dopo quella dell'Immacolata in casa con il Teramo, trasferta a Gubbio martedì 11 al pomeriggio e terzo match sabato 15 in casa con il quotato Ravenna. Diciamo che non ci arriviamo nemmeno male, perché se consideriamo che siamo circa a metà anno, abbiamo quasi tutti a disposizione, non ci lamentiamo, dai, è in passato anche momenti peggiori. Secondo me quello che purtroppo succede è fisiologico, cioè devi, ecco, un infortunio traumatico, quello di Salvi, lo devi mettere in conto ogni tanto, purtroppo. Il resto sono cose abbastanza gestibili, dai, secondo me ci arriviamo anche benino a questo Tour de Force. Rete Veneta sempre più vicina ai suoi telespettatori, dalla televisione a internet, e allora andate su Facebook e diventate amici di Rete Veneta Vicenza. Gli amici di Rete Veneta, nasce il nuovo gruppo Facebook per tutti i cittadini che vogliono portare idee, proposte e progetti, ma anche segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi, suggerendo le possibili soluzioni. Noi rappresenteremo i temi proposti nella community alle autorità competenti. Dunque, se non lo avete ancora fatto, mettete mi piace sulla pagina Facebook di Rete Veneta, poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi, quindi cliccate sulla pagina Gli amici di Rete Veneta Vicenza. Una volta dentro, andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto. Ora non vi resta che aspettare l'approvazione e da quel momento in poi potrete scrivere, commentare, ma soprattutto inviarci le vostre segnalazioni. Da oggi siete voi a fare la televisione, le nostre porte sono aperte. Tempo di Natale, torna la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
Si respira nell'aria, nelle luci che avvolgono i centri cittadini. Il Natale pervade le nostre vie e le nostre case. Con la festa dell'Immacolata, sabato 8 dicembre, è tempo anche per addobbare alberi di Natale e realizzare piccoli e grandi presepi. Già l'anno scorso Rete Veneta ha dato spazio alle vostre realizzazioni venendo a casa vostra, facendovele raccontare. Anche quest'anno non potevamo mancare all'appuntamento con la rubrica dedicata proprio ai vostri presepi, quelli fatti in famiglia, quelli che sono diventati col tempo la passione per qualcuno di voi, fatti con materiali più disparati, realizzati negli anni, semplici o con accorgimenti meccanici che li animano. Un viaggio nella tradizione grazie alle vostre segnalazioni che vi invitiamo a inviarci via mail a vicenza@reteveneta.it o, se volete, a inviarci video con i vostri presepi via WhatsApp al numero 351 17 51 866, o ancora sulla nuova pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza, e noi li trasmetteremo nel nostro telegiornale. Intanto la Sacra Famiglia Trabue Asinello però già fa bella mostra di sé in molte chiese o sagrati, come a Schio, dove la capanna è in legno con Giuseppe e Maria Grandezza Naturale, vere e proprie sculture lignee, mentre naturalmente per il bambinello si dovrà attendere alla notte di Natale il 25 dicembre perché trovi il suo posto, un presepe semplice che vuole ricordare la famiglia. E alle 21.15 torna Focus, ospiti Augustin Breda, Nicolò Marin, Antonio Pappalardo, Vendemiano Sartor, Bruno Trentin, Franco Vescovo e Francesca Zaccariotto. Questo per noi è davvero tutto, grazie per averci seguito. Una buona serata, arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Un'area di alte pressioni protegge tutte le nostre zone, ma le protegge soprattutto in pianura. Sulle Alpi passeranno una serie di sistemi perturbati, quindi avremo un fine settimana caratterizzato da tempo stabile in pianura e un po' di instabilità, a tratti anche intensa sui rilievi, che si trasformerà poi in neve. Forse è benvenuta anche in questo periodo, neve a quote inizialmente di 1500-1600 metri, ma che scenderà poi con il passare dei giorni anche a 600-700 metri, ma ripeto, queste possono essere anche notizie positive. Per quanto riguarda il dettaglio della pianura, domani inizialmente avremo ancora un po' di nuvolosità accentuata, non escluso nelle primissime ore della mattina, quasi della notte, qualche isolata precipitazione, ma poi il cielo tenderà al poco nuvoloso, quasi sereno, anche se le foschie poi vanificheranno questo tipo di tempo. E per domenica lo stesso, non ci sono fenomeni, ma c'è un po' di foschia abbastanza forte che tenderà a coprire il cielo, nulla più. Diciamo, il tempo sarà stabile anche per gran parte, almeno per la prima parte della prossima settimana. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, le temperature ancora sopra lo zero, nettamente, minime addirittura dai 6 agli 8 gradi, le massime dai 6-7 gradi fino a 9-10 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto mosso o molto mosso. È tutto. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it